Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi del manga di Made in Abyss. Ebbene sì, finalmente è uscito anche in Italia. Era un'uscita che attendevo tantissimo quest'anno, mi sono letteralmente innamorata dell'anime, ve ne ho parlato anche su Vid, il video magari ve lo lascio linkato qua sotto in descrizione, e quindi ne ho approfittato al Cartoon Mix per recuperare appunto questo primo volume. Il manga è edito da J-Pop al prezzo di 7,90€ a volume, al momento sono 5-6 volumi in corso in Giappone. Il manga è di Akihito Tsukushi e oggi vi parlerò un po' del manga, di che cosa parla nel caso non conosceste la storia, delle piccole differenze che ho trovato per adesso con l'anime, insomma le mie prime impressioni. La storia è ambientata su un'isola al cui centro c'è una grandissima voragine, una sorta di pozzo che scende in profondità fino al centro della terra, di cui si conosce ben poco. Viene chiamato l'abisso e poche persone sono riuscite a scendere e dare un resoconto di quello che effettivamente è presente. Gli abitanti dell'isola vivono grazie all'abisso, infatti i cercatori, delle persone addestrate, scendono nelle profondità per recuperare dei cimeli che vengono poi rivenduti. Potrebbe sembrare facile, ma a complicare il tutto c'è la maledizione dell'abisso. Più in profondità si va, peggiori sono i sintomi di risalita. Scendendo qualche centinaio di metro si ha nausea, perdita dell'equilibrio, ma si può arrivare alla morte. La protagonista è una ragazzina di 12 anni di nome Riko che vive in un orfanotrofio. È una ragazzina molto curiosa che sogna di diventare un fischietto bianco, la carica più alta di ricercatore. Vista la sua grande passione per l'abisso, un giorno decide di avventurarsi da sola insieme all'amico robot Reg alla ricerca di sua madre. Questo primo volume ricopre la storia dei primi 3 episodi dell'anime e devo dire che l'anime è stato molto fedele alla storia del manga. Quello che succede è bene o male identico. Quello che cambia, secondo me, è il modo in cui viene rappresentato. I disegni, infatti, se da una parte mi sono piaciuti tanto per le linee morbide dei personaggi, per come vengono rappresentati così carini e coccolosi, mi hanno un tantino delusa per quanto riguarda i dettagli. Infatti non ho trovato le tavole sempre nitide e secondo me è un po' una pecca quando si va a rappresentare ad esempio gli animali misteriosi dell'abisso, le cose nuove, perché non abbiamo una visione nitida, dettagliata di quella cosa nuova, è più difficile quindi capirla ed apprezzarla. Nell'anime invece mi è sembrato tutto più a fuoco, sarà anche per via della presenza dei colori. E a proposito di colori, una piccolissima pecca che non chiamerei tale, però una piccola differenza sta proprio nei gradi di ricercatori. Ogni ricercatore ha un fischietto di colore diverso a seconda appunto della sua esperienza ed è difficile distinguere questi fischietti nel manga perché appunto non sono colorati. Ci sono delle piccolissime differenze però nella forma e questo aiuta tanto a riconoscerli, però bisogna avere veramente occhio. Comunque quando si parla di fischietti in genere si parla sempre anche del colore del fischietto, non ci viene semplicemente presentato, quindi non è impossibile riconoscerli. Parlando brevemente dell'edizione, sono rimasta molto stupita dalle dimensioni di questo manga perché come vedete è molto grande rispetto ad altri volumi. Ed è una cosa che non mi è dispiaciuta, perché in questo modo è anche più facile leggere il fumetto e guardare soprattutto i disegni. Vi faccio vedere qualche tavola per darvi un'idea dello stile di disegno, che devo dire apprezzo parecchio, a parte alcune scene che trovo poco nitide, però tutto sommato apprezzo la caratterizzazione dei personaggi, in particolare i ragazzini vengono rappresentati con questa testa particolarmente grande, anche gli occhi sono tutti molto carini e coccolosi, e questo va in contrasto con le tematiche del fumetto. Questo primo volume non è particolarmente drammatico, ma conoscendo la storia dall'anime so i toni che prenderà la storia e secondo me il contrasto fra le tematiche, la storia e i disegni è veramente molto bello. Visivamente potrebbe sembrare un manga per ragazzini, per bambini, in realtà è una storia molto matura. Le prime pagine del manga sono inoltre a colori, una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, perché venendo dall'anime i colori facevano una buona parte comunque della storia. E un'altra cosa che mi piace molto del manga è che fra un capitolo e l'altro ci sono delle sezioni diciamo un po' dimostrative in cui si entra
un po' a fondo, ad esempio negli accessori utilizzati o nelle creature che vengono presentate. Questo fornisce maggiori dettagli a chi legge e permette di essere proprio all'interno della storia, di conoscere di più e capire meglio il mondo. Nonostante conoscessi già la storia grazie all'anime, la lettura di questo volume è stata comunque molto piacevole perché è stato un po' un tuffo nel passato alla riscoperta dei personaggi principali. È inoltre proprio l'inizio della storia, quindi l'inizio di una grande avventura che arriverà e che non vedo l'ora di rivivere grazie al manga, e spero che nei prossimi volumi ci sia quella tensione e drammaticità che è stata riportata poi nella versione animata. Quando in fiera ho acquistato il manga mi hanno dato anche il poster che vedete alle mie spalle, che ho subito appeso perché sono una grandissima fan dell'anime e spero di diventarlo ancora di più del manga, soprattutto perché la storia nel manga va più avanti rispetto all'anime. E poi mi hanno dato la mappa dell'abisso, che probabilmente è la cosa per cui sono più entusiasta in assoluto. Allora, la mappa, come vedete, è bella grande. Le dimensioni in generale penso siano leggermente più piccole del poster. Comunque la mappa è fatta molto bene, quella riportata nell'anime ma anche nel manga, solo che è giustamente più grande. Non ci sono scritte in italiano o in lingua comprensibile, è scritto tutto nella lingua del manga, quindi un alfabeto, una lingua inventati. Però alla fine i vari strati vengono, diciamo, spiegati o raccontati, almeno inizialmente, nel manga, e ovviamente man mano che andremo avanti con la storia ne sapremo sempre di più. Dietro la mappa c'è l'illustrazione, ovviamente, del primo volume del manga, che è quella riportata anche nel poster. Queste due piccole cose aggiuntive non si trovano soltanto in fiera ma anche in alcune fumetterie aderenti, magari vi lascerò il link dal sito J-Pop in cui viene spiegata meglio la questione, quindi se siete curiosi trovate il link qua sotto in descrizione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi recupererete il manga di Made in Abyss e se avete visto l'anime, se vi è piaciuto meno, insomma le vostre impressioni al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima, ciao!